Ebbene, torniamo sempre su Sensible Soccer, mentre aspettiamo di andare a fare la merda e procediamo con il campionato 88-89 che vede un Napoli. Scivolone, vabbè, però la Juve è crollata, quindi sì. Il Napoli fa uno scivolone. La Juventus vince, la Juventus si avvicina. La Roma va a salvarsi. Lazio-Pescara 1-0. Ascoli-Atalanta 1-0. Fiorentina-Pisa, calcio champagne. E noi abbiamo il Cesena, un Cesena che ci tallona un punto, ma torna edù, come potete vedere con la fascettina, e torna edù al posto di Scoro, che nell'ultimo match ha fatto tra Scoro e il povero. Il problema è che qua noi che cazzo ci mettiamo? Ci mettiamo Ezio e diamo la possibilità a Brambati, però Brambati è orribile in questo gioco. Vabbè, ci sta. Cesena, Rossi, Cuttone, vabbè, vaffanculo, perché quello stronzo che ha rifatto questo gioco ha messo i menu di pausa velocissimi. Ed è un peccato per noi amanti di questo capolavoro. Come fai a giocare con l'88? Come faccio? Perché me lo sono rifatto io, no? Non è che ci siano le mod, le robe, che cazzo ve la fa una mod di questi campionati di merda? Dai! Me la sono rifatta e prossimamente, mamma mia, mamma mia! E prossimamente avremo anche una versione dilettanti. Con tutti gli amici, i nostri amici dilettanti, no? Sarà anche Tarenzi in questa versione. Müller incorna. Bello questo, ancora lui. C'è qualcosa che non va, perché non capisco dove sia Edu. Edu forse è il 10? Non lo capisco. Adesso cerchiamo. Questo è un veleno con la palla lì in mezzo. Lorieri la butta su. Qua, gran buco difensivo. Non capisco. Adesso voglio andare a vedere. Chiama la panchina. Cerchiamo di capire. Edu è il numero 11, però è un giocatore che non sta bene. Non sta bene, Edu. Non riesce a recuperare. Non è l'Edu di qualche partita fa. È un Edu acciaccato. Mentre Müller in scivolata, come il nostro stronzone che prende sempre più corpo, sta scendendo. Ma veramente un giovane Sebastiano Rossi quasi insuperabile. Qua c'è qualcosa che non va però, perché noi dobbiamo cambiare la posizione di Edu con Müller, perché Müller è troppo. Forse è l'unico modo, perché alla fine Müller è troppo troppo avanzato. Invece questa è la posizione naturale di Edu, che sfiora qua. E quindi dicevamo, questo gioco è il gioco che ci ha
diciamo, fatto bestemmiare le prime volte, ecco, quindi siamo molto legati a questo gioco, perché aveva questo sbilanciamento clamoroso che tuttora ha, perché quello stronzo che è andato a riproporlo, mamma mia, ha mantenuto questo sbilanciamento. Quindi tu magari prendi un tiro in porta e perdi, poi ne fai 70 e non fai gol, ma in questo caso non so chi lo darà, se Aidu o Aidu. In questo caso va bene, sei un fortunello. Edu, Torino Edu dipendente. Müller, è una bella palla questa però. Nessuno la capisce. Ma vaffanculo, per fortuna che Lorieri, non impeccabile in tante occasioni, stavolta è stato bravo, eh. Edu, in questo caso si sostituisce ai difensori avversari. Cross 82esimo nel frattempo, voi non lo vedete perché ho posizionato male, molto male, la telecamera parata su Edu e finisce così, finisce con una bella vittoria del Torino, con Müller che continua a lampeggiare inspiegabilmente. Torino vince contro il Cesena 1-0. Quella voleva essere una mia idea di seconda maglia del Cesena, che è venuta una gran cagata. Quindi, beh, un buon campionato poi alla fine, perché il Torino è nono, il girone d'andata era ultimo, prendevamo pallate da tutti, poi abbiamo capito un po' come interpretare, cioè poi ci siamo ricordati. Napoli, Inter, match fondamentale, e vince il Napoli, quindi il Napoli se ne va. Se ne va, ricordiamo che qui chi vince fa 2 punti, non è che ne faccia 3. Verona, Milan 2-3. Sampdoria, Bologna 1-1. Juventus, Roma 0-0. Il Pescara pareggia. L'Inter vince contro il Pisa e andiamo a giocarci Torino-Fiorentina. Ecco, Torino-Fiorentina. Fiorentina ha sicuramente qualcosa più di noi, ma noi abbiamo la merda e l'andremo a fare proprio tra poco. Qualche statistica. Capocannoniere Casagrande dell'Ascoli con 22 reti. Edu, il nostro Edu 19, non banale. 19 anche per Isen, Maronaro, Renica e Aldo Serena. E poi giocatori inspiegabili come Di Chiara, che era un terzino. Zavaro, che penso fece un gol. Laudrup, il grande Ruben Sosa. Dossena, anche questo avrà fatto un paio di gol alla Sampdoria. Fontolà, incapibilmente Mandarlini, Carnevale ci sta e Gaserini, io non so chi sia, non me lo ricordo assolutamente. E si vola.